Ciao ragazzi, un salutone dal vostro Grinone, bentornati sul canale. Oggi abbiamo un video molto speciale, ma molto molto speciale ragazzi. Qualcuno di voi avrà già intuito di cosa sto parlando. Siamo sempre con il nostro Lipsia, con i nostri di Rottenbullen. Ragazzi, siamo su OSM. Per chi non lo conoscesse, a parte che dovete veramente, non dico dire le preghiere per risparmiarvi l'inferno se non conoscete OSM, ma Online Soccer Manager è un'applicazione che, signori, mi hanno scritto se volevo fare un video parlando della loro app. Io gli ho detto subito di sì, perché voi non avete idea di quanto cazzo di tempo ci ho giocato io a sto gioco qua sul cellulare. Adesso ve la faccio vedere da web perché sono più comodo, perché l'applicazione si può adoperare sia scaricandola sul cellulare che direttamente sul browser. Cambia solo l'impostazione grafica, ma poi le cose che si possono fare sono le stesse. E ragazzi, veramente io sono rimasto non male, ma quando ho visto l'applicazione, perché l'ho scaricata di nuovo, ho ricominciato a giocare così, ovviamente ho preso l'Ipsia, perché che cazzo di squadra dovevo prendere secondo voi? Mi avevano chiesto di fare una squadra italiana, gli ho detto no, guarda, devo prendere l'Ipsia perché ormai ce l'ho nel cuore. Ma quando ho cominciato a giocare mi è venuto in mente, perché io questa applicazione la adoperavo anni e anni e anni e anni fa, e mi sento vecchio a dire queste cose, ma appena era uscita ovviamente aveva molte meno funzioni, più che altro magari erano meno elaborate. Adesso ho fatto di quelle robe allucinanti. Vabbè, se non sapete cos'è, vi spiego. In sostanza è un gestionale di calcio con le squadre vere, perché fra l'altro loro hanno anche le licenze delle squadre dei campionati, e voi potete prendere insieme ai vostri amici una squadra, giocare nel campionato. Io qua ho preso l'Ipsia, ho già sistemato la formazione con il nostro 4-3-3, cioè c'è Burke che ha 80, il nostro timone Werner davanti 78, ho messo Sabitzer come ala sinistra perché Forsberg ha un 75, e adesso come vedete, non so, forse ci sarà la mia telecamera davanti, però abbiamo in panchina, la panchina è questa qua sotto, in tribuna ho messo Poulsen perché lo sto allenando. Allora, voi qua potete controllare tutta quanta la rosa, quindi andiamo a vedere. L'Ipsia, vabbè, non è che sia uno squadrone, però abbiamo una Bichita 82, signori. Burke, ripeto, 80 in attacco. La difesa c'è Papadopoulos, mi scende la lacrimuccia. Vi potete modificare le tattiche qua. Un consiglio che vi posso dare io, allora, essendo che voi avete la possibilità di andare, dov'è che è, di mandare la spia, ecco, sullo staff, voi avete la possibilità di spiare. Il gioco funziona con crediti che guadagnate con le partite, con... Madonna, che faccia ha quello lì del Borussia Dortmund? Vabbè, con il marketing, perché si possono mettere gli sponsor nello stadio, dopo vi faccio vedere, oppure con i crediti che potete acquistare nel gioco. Io mi ricordo che spiavo sempre gli avversari per capire un po' la loro tattica, in modo da modificare la mia, modificare anche magari il modulo della squadra. Tattiche che io adopero è il contropiede, gli attaccanti che devono stare su in alto, centrocampisti in posizione con i terzini che salgono, la marcatura, non metto quella uomo, lascio a zona, però tutte queste cose qua poi le potete sempre modificare. E io, dalla mia esperienza, che ci ho giocato veramente un botto, diciamo che non ogni partita, ma quasi, andavo comunque a cambiare qualcosa. Un po' per scaramanzia stupida, tra virgolette, un po' perché veramente... O sapevo, quando facevo i campionati con i miei amici stronzi, che fra l'altro quando gli ho detto, guardate, non so se avete visto l'applicazione nuova com'è, cioè ragazzi, coltelli, peggio che al fantacalcio. Peggio che al fantacalcio, i coltelli che volano. E quindi mi sistemavo proprio tutte le tattiche. Poi avete la possibilità di allenare i giocatori, quindi di farli crescere. Io adesso, come vedete, ho messo Poulsen, il nostro Diegone Demme, Bernardo che è un difensore che ho visto che sale un botto anche lui, e Gulaxi come portiere. I due portieri sono lì, Müller e Gulaxi, quindi non è che ci sia tanta differenza. Potete farli amichevoli, potete fare l'allenamento a porte chiuse, così bloccate la spia degli avversari che magari mandano a vedervi. Cazzo, volevo farvi vedere la prima partita, però quanto manca incontri, andiamo a vedere, perché la prossima partita mi sa che mancano ancora un botto di ore. Andiamo nella home un attimo, se la partita è fra un giorno, la prossima partita, vabbè. Vi metterò su Instagram il risultato della prima partita, che giocheremo contro l'Hertha Berlino, contro Taglia la fetta, e spero di vincerla contro uno che si chiama così. Poi ci sono delle robe fighissime per quanto riguarda lo stadio. Ad esempio, io adesso sto
espandendo la capacità, quindi i posti per gli spettatori, perché gli aumenta del 25% gli incassi e i cancelli, quindi dopo ho più soldi perché ho già un po' li ho spesi. Oppure potete modificare il campo che vi dà, diciamo, più possibili, più probabilità di vincere quando giocate in casa. Oppure le strutture per l'allenamento che vi aumentano la percentuale di crescita dei giocatori. C'è tutto il discorso dello staff, che avete lo scout, se volete lo mandate. Un po' come su FIFA, no? Alla ricerca di giocatori da poter poi acquistare. Ecco, questa forse è l'unica pecca, Tipo la lista trasferimenti include, no, tutta una lista di giocatori che sono in vendita in sostanza, oppure sono disponibili a trattare. È che, cioè, sono giocatori forti, ci sono anche giocatori scarsi, ma quelli forti costano veramente i miliardi, no, i milioni, perché io ho 3,93 milioni di crediti, tipo uno, non dico Messi, che costa 44 milioni, che vabbè, ancora non sembra tantissimo, ma tipo un Wijnaldum costa 50 milioni, ragazzi, io non capisco veramente come mai Messi costi meno di Wijnaldum. Poi, se poi voi volete, potete acquistarlo con i crediti che avete aggiungendoci sopra la moneta, ma quella la dovete acquistare, e io SM non ho mai speso una lira, se devo essere sincero, perché sono sempre riuscito a far tutto, e questa è anche una cosa bella dell'applicazione, tranquillamente, senza dover aggiungerci sopra il grano. Le trattative, dove invece magari vi fanno, adesso qua non c'è niente perché qua il campionato è appena iniziato, vi mandano le richieste di trasferimento, ovviamente i miei amici mi manderanno per rompermi i coglioni quelle dei giocatori più forti, perché tutti quanti vogliono Timone Werner, maledetti. L'applicazione è una figata, cioè veramente, io adesso ce l'ho qua da web, ma da cellulare, perché non sono in grado di trovare un'app che mi registri lo schermo del telefono. È un gioco che veramente mi ha fatto tornare alla memoria di quei ricordi che voi non avete idea, e vi giuro, adesso devo aspettare, perché mi pare che dopo un paio d'ore potete crearvi sullo stesso account anche un'altra squadra e andare a farmi un campionato con i miei amici che mi stanno facendo due coglioni così, che c'è già le rompipalle, no, io voglio il Milan, tutti i miei amici, tutti i milanisti, cazzo, tutti che vogliono il Milan. Quasi quasi mi piacerebbe aggiornarvi di continuo su Instagram su come vanno le partite su SM, senza star qua a farci dei video, perché comunque l'applicazione da web, le cose, tra virgolette, sono sempre quelle, bisogna star là di continuo quando finiscono gli allenamenti e a fare gli allenamenti nuovi, perché bisogna essere da questo punto di vista sempre collegati, quindi sarebbe anche un po' difficile continuare a registrare quando succedono le cose. Però magari su Instagram sarebbe carino postarvi le schermate, no, dal cellulare. Detto questo, signori, poi in descrizione troverete il link se volete andare a scaricarvi l'applicazione se non ce l'avete. Ragazzi, noi, mi raccomando, ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa vedere su Instagram gli aggiornamenti. Non vi rompo più le palle per oggi. Appuntamento al prossimo video, sempre con tanta qualità. Ciao belli.